In esclusivo ai microfoni di Mario il Roberto Baronio, ex centrocampista della Lazio. Buon pomeriggio Roberto. Buon pomeriggio. Allora Roberto, domenica Palermo-Lazio, sfida davvero affascinante. Tu conosci perfettamente l'ambiente biancoceleste. Insomma, si osservava come sia cambiato radicalmente il cammino e il destino della Lazio, pur mantenendo insomma un organico molto simile. Probabilmente anche il cambiamento della gestione dei rapporti del presidente Lotito con i calciatori biancocelesti è stato determinante. Un Lotito meno intransigente, più disposto al confronto e al dialogo. Insomma, la Lazio ne guadagna in serenità, no? Ma ti dico la verità, per quanto riguarda il rapporto tra giocatore e presidente, non c'è mai stato, non ci sono mai stati grandissimi problemi, quindi non penso dipeso da quello il fatto che magari l'anno scorso sia fatto meno bene rispetto a quest'anno. Io penso che il fatto che quest'anno stiano andando bene è merito di una tranquillità ritrovata, di un allenatore che sta facendo bene, dei ragazzi, compresi i nuovi acquisti, che si stanno comportando nel migliore dei modi. Questo messo tutto assieme hanno portato al fatto che la Lazio in questo momento stia facendo grandi cose ed è prima in classifica. Sì, il riferimento era ovviamente al fatto che le beghe un po' contrattuali con Ledesma, con Mauri, con altri calciatori, insomma anche tu hai avuto dei momenti difficili. Adesso sì, ma quello incide, non incide poi, sì, incide relativamente, sì. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, ecco, la Lazio viene descritta come una squadra tatticamente molto equilibrata, molto compatta, a tratti cinica, non bellissima da vedere. Tu sei d'accordo? Ma ci sono state delle partite dove la Lazio comunque ha fatto buonissime gare, anche dal punto di vista, insomma, diciamo tra virgolette, estetico. E poi magari le ultime partite sono state meno appariscenti, però hanno portato il risultato e poi alla fine è quello che conta. Però sì, magari non hanno fatto intravedere un grandissimo gioco, però alla fine nel calcio contano i risultati, e se per loro fosse sempre così, penso che ci farebbero la firma a giocare poco bene e vincere. Quindi, ma questo a prescindere dalla Lazio, penso sia un discorso che vale un po' per tutti. Poi è normale, se si gioca anche meglio, allora è tutto di guadagnato, insomma. A proposito di gioco spumeggiante e spettacolare, insomma, il Palermo di Delio Rossi è un esempio sicuramente illuminante in questo senso. Ecco, tu conosci sia Delio Rossi che Reia, per averci lavorato, insomma, filosofie calcistiche, diciamo, diametralmente opposte. Ci tracci un po', insomma, un breve profilo dei due tecnici? Ma sono abbastanza diversi, sia nell'impostare il lavoro settimanale che per quanto riguarda l'uomo, la persona. Quindi io ho avuto un buonissimo rapporto con Reia, perché a livello umano ti dà molto e ci stai bene, mentre con Delio Rossi non abbiamo mai legato e non c'è mai stato modo di poter parlare, perché non è una persona un po' particolare, diciamo, sotto il profilo dell'uomo. Però d'altra parte penso sia stato uno degli allenatori degli Rossi più bravi che io ho avuto, perché è un allenatore che ti insegna a giocare a calcio. E poi dipende da quello che si vuole, perché tanti giocatori magari cercano il dialogo e con degli Rossi fai fatica ad averlo. Però alla fine durante la settimana è un allenatore che prepara benissimo le partite e ti fa giocare bene, e lo sta dimostrando a Palermo, l'ha dimostrato nella Lazio. Anche Reia comunque, tutto sommato, non si inventa nulla e alla fine va più probabilmente sul concreto, e lo sta dimostrando con la Lazio. Parliamo del binomio Delio Rossi-Sabatini, che ha fatto le fortune della Lazio e adesso sta facendo quelle del Palermo. Hai detto con Delio Rossi non c'era grande feeling dal punto di vista umano, mentre che tipo di ricordo hai dal punto di vista umano e professionale del direttore sportivo Walter Sabatini? No, col direttore abbiamo avuto tanti colloqui all'epoca, quando lui stava alla Lazio. Io personalmente non ho mai avuto nessun problema con il direttore, ho un ricordo di stima, e è sicuramente un grande professionista, perché l'ha dimostrato, lo sta dimostrando, è un grande conoscitore di calcio, e secondo me il Palermo se lo deve tenere stretto per il futuro, perché comunque si è visto anche quest'anno che ha portato dei giocatori sconosciuti al pubblico, ma ben conosciuti da lui, e quindi
stanno dimostrando in campo di essere giovani ma già pronti, e sicuramente farà un direttore che fa la fortuna sempre della propria società, insomma. Pastore ed Hernanes, dal punto di vista tecnico, le stelle sicuramente quelli che accendono la luce sulla tre quarti. Ecco, due giocatori entrambi talentuosi, ma forse come caratteristiche, anche come collocazione un po' diversi. Roberto, qual è quello che più preferisci, quello che più ti entusiasma? Ma io ho visto a tratti la partita del Palermo che hanno giocato in casa contro il Bologna, e Hernandez non giocava, ma giocava Pastore con Ilicic, e hanno fatto delle cose veramente da circo, tra virgolette, perché sì, comunque hanno fatto vedere e intravedere dei numeri d'alta classe, hanno un grandissimo futuro, e se io fossi tifoso del Palermo sarei felice di andare allo stadio in questo momento, perché per lo più poi recuperato al 100% Hernandez, si vedrebbero grandi cose, quindi ben vengano questi giocatori per il Palermo, perché poi alla fine è giusto che se li godano, hanno una grande tifoseria calda, e poi è normale che se la squadra va bene anche il singolo risalta, quindi in questo momento la squadra sta facendo abbastanza bene, potranno sicuramente fare meglio e loro daranno una grossissima mano, perché sono giocatori di un'altra categoria, con tutto rispetto per il Palermo. Roberto, per chiudere ti salutiamo, una battuta su Fabio Liverani, che tu conosci benissimo, insomma, per le caratteristiche siete due giocatori estremamente simili, grande senso geometrico, grande fosforo o bussole del centrocampo delle squadre in cui avete militato. Adesso Fabio Liverani sta vivendo un periodo un po' difficile, sta giocando davvero poco, Delio Rossi ha trovato un assetto un po' diverso con questo albero di Natale, con l'esplosione anche di Bacinovic, che dà oltre alla geometria dà anche forse un dinamismo, una sostanza diversa. Ecco, ti chiedo, Fabio Liverani potrà ancora essere utile a questa squadra, e soprattutto il ruolo proprio del regista, del vertice basso, classico nel calcio italiano, sempre più fisico, più dinamico, è un po' in crisi adesso. Ma dipende poi dagli allenatori, perché tanti allenatori dipende come vedono il calcio. Se si va a vedere Ancelotti, che secondo me è uno degli allenatori, degli vincitori, ha vinto un sacco, quindi ha sempre giocato con giocatori davanti alla difesa, più che interditori, insomma, che giocavano e che costruivano gioco, quindi dipende un po' da come la si vede. Io un giocatore come Fabio Liverani, che sta al 100%, io non lo sostituirei mai e non lo cambierei mai con nessuno, però è normale che gli anni passano e Fabio probabilmente in questo periodo ha accusato anche qualche problemino fisico, e magari prima di problemini, dove ho saputo che è stato anche magari fischiato, sì, era perché non era al 100%, quindi io giocatori così, per quanto mi riguarda, è una cosa mia personale, perché poi il ruolo è molto, insomma, è quello e caratteristiche sono simili, io giocatori così non li fischierei mai, perché comunque ti danno sempre qualcosa, so che Fabio è importantissimo anche per lo spogliatoio, e quindi è normale che possa passare un periodo del genere, saprà sicuramente riprendersi, però penso che Fabio Liverani possa dare il 100% quando sta bene fisicamente. È normale che, data anche magari l'età non più giovanissimo, con qualche problemino fisico possa andare in difficoltà, però insomma io Fabio Liverani al 100% non lo cambio con nessun altro giocatore, con tutto rispetto per i suoi compagni. A proposito di talento, di qualità, di visione di gioco, chiudiamo proprio con Roberto Baroni, una carriera estremamente prestigiosa, importante la tua, un titolo europeo Under 21, tante squadre importanti. Ti chiedo, Roberto, con quale spirito si ricomincia dalla Lega Pro? E soprattutto, covi qualche rimpianto? Probabilmente la tua non è stata una carriera, seppur ricca di soddisfazioni, pari alla tua grande classe, al tuo grande talento. Sì, beh, sicuramente avrei potuto fare molto di più, magari tante scelte sono state poco ponderate, magari dettate un po' troppo dall'istinto, e quindi mi hanno portato magari a prendere delle decisioni che poi non si sono rivelate tali, quindi avrei potuto fare di più, però insomma sono sereno. È normale che essere andato a scadenza di contratto a 32 anni e mezzo, pensavo comunque di poter rimanere nel grande calcio, invece non ci sono state offerte importanti, soprattutto dalla Serie B,
perché comunque la Serie A erano già bene o male le rose già fatte. Certo. E quindi con la voglia di giocare ancora a calcio ho preferito, anziché restare fermo e aspettare il mercato di gennaio, che equivaleva a dire praticamente smettere, ho preferito accettare l'offerta che mi aveva fatto l'Atletico Roma, che è stata una buona offerta sotto tutti i punti di vista, e quindi mi permetteva di rimanere a Roma con la mia famiglia, e ho deciso di intraprendere questa nuova esperienza, che non è facile soprattutto sotto il profilo mentale, perché calarsi in una realtà totalmente diversa non è semplice, però mi sto mettendo d'impegno e sono agevolato da un gruppo di ragazzi giovani e bravi, e quindi che mi danno una mano e mi coinvolgono in questo progetto, che per adesso sta andando abbastanza bene. Speriamo di concluderlo con l'obiettivo importante, che sarebbe quello della promozione. Quanto finisce Palermo-Lazio? Ti salutiamo. Palermo-Lazio è una bella partita, perché in questo momento la Lazio mi dà l'impressione che non possa perdere, però d'altro canto il Palermo in casa fa paura, quindi sarà sicuramente una partita combattuta e bella anche da vedere per il pubblico, quindi io dico X, due squadre che comunque lotteranno per la zona Champions fino al termine, no Robert? Sì, sicuramente. Grazie per la disponibilità e in bocca al lupo, prego. Buona settimana, grazie, Roberto Baronio. Ciao, grazie, Roberto, buona. Grazie. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.